Buonasera ai telespettatori di Rete 8, buonasera anche ai lettori del quotidiano Il Centro, due organi di informazione della nostra regione che insieme anche questa settimana, che è l'ultima della campagna elettorale per le amministrative in Abruzzo, incontrano per voi i candidati sindaci dei comuni abruzzesi in cui si vota. La settimana dedicata ai ballottaggi, a campagna elettorale sempre più intensa che noi continuiamo a seguire con i confronti faccia a faccia tra i candidati nelle cinque città abruzzesi in cui si sceglierà il sindaco domenica e lunedì prossimi. I candidati di questa sera sono quelli alla carica di sindaco del comune di Vasto. Vasto, che città che ci ospita con grande amicizia e anche qui grande sinergia nella sede di Confindustria Chieti Pescara. Ringraziamo nuovamente il presidente e il direttore di Confindustria Chieti Pescara che ci hanno messo a disposizione nostra e dei candidati appunto la sede della città aragonese. Parleremo naturalmente anche di temi che stanno a cuore al mondo della produzione, al mondo delle imprese, grazie anche alle domande che in questa occasione ancora una volta insieme a me rivolgerà ai candidati sindaci di Vasto il collega del quotidiano Il Centro, Rossano Orlando. Allora, buonasera anche grazie, a te Rossano. Direttore. Grazie, buonasera. I candidati sono tutti e due qui, pronti per sfidarsi in risposta alle domande che soprattutto Rossano farà loro. Sapete già chi sono. Sono Francesco Menna, sindaco uscente. Buonasera Menna. Buonasera direttore, buonasera al centro, un caro saluto al collega Guido Giangiacomo e a tutti i cittadini che ci seguono da casa. E Guido Giangiacomo che è appunto il candidato della coalizione di centrodestra che sfiderà il ballottaggio Menna, perché Menna parte in una situazione di vantaggio. Ma di questo parleremo. Buonasera a lei. Sì, buonasera direttore. Salve, ciao Francesco e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, abbiamo fatto un sorteggio anche qui alla vigilia anche di questa trasmissione, un po' per l'ordine delle domande, appunto poi si invertiranno naturalmente dopo tre domande gli ordini di risposta. Io inizio subito chiedendo, questa è la mia prima domanda, insomma poi sarà nel merito soprattutto Rossano a farle, le altre, un giudizio intanto sul risultato del primo turno. Ecco, vorrei che ciascuno di voi ricordasse anche il ruolo che hanno svolto le singole forze politiche e civiche che hanno sostenuto la candidatura, perché poi si tratta anche di rimotivarle per farle tornare in azione in questa ultima decisiva settimana di campagna elettorale. Allora, Francesco Menna, lei si aspettava il risultato che ha ottenuto, un risultato che la porta in vantaggio rispetto appunto al candidato sfidante, ma un risultato che non è ancora pieno, che va in qualche modo portato al fischio finale della partita in questa settimana. Un risultato straordinario, la prima volta che il centrosinistra raggiunge quasi il 48% del consenso al primo turno, 11.300 voti circa, tanta dimostrazione di affetto e d'amore da parte della città, dei cittadini, 7 liste, 170 candidati circa, all'insegna del rinnovamento di una nuova classe dirigente, di giovani eletti, di una straordinaria prova di squadra, di idea di città, uomini e donne strette attorno a un progetto, a una grande idea di città, provenienti da diversi mondi del lavoro, di esperienze personali, professionali, uniti per il bene di Vasto. Indubbiamente una dimostrazione di grande amore da parte loro, a ciascuno di loro il mio grazie, a prescindere dal risultato elettorale, il mio grazie perché abbiamo costruito una grande famiglia, una grande squadra che ci vedrà collaborare anche in futuro per progettare la città. Bene. Guido Giangiacomo, anche a lei un commento sul dato del primo turno, sul risultato ottenuto da lei come candidato, dalle liste che l'hanno sostenuto. Ma io credo l'analisi del voto sia chiarissima. Quando un'amministrazione uscente convince e vince, lo fa come ha fatto Sala al primo turno col 57% a Milano, di sinistra anche lui. Quando un sindaco in gamba ha fatto un bel lavoro, stravince, come ha fatto la Magnacca 4 anni fa con 60 e passa per cento al primo turno.
Quando un sindaco in mia amministrazione arriva al 47-48%, ha sicuramente avuto un buon risultato, che però è l'oggetto del frazionamento. Ci sono state ben 6 candidati sindaci, il voto si è frammentato e sostanzialmente si è polarizzato fra chi in qualche maniera ha votato un'amministrazione uscente, poi vedremo nel dettaglio stasera per quali motivazioni e con quali motivazioni dovrebbe rivotarla, e chi invece non l'ha voluta, se no votava al primo turno chiaramente. Ecco, io credo che sia in quel 53% la chiave di lettura di questo voto e la chiave di lettura di quello che accadrà domenica. Il mio risultato personale, esattamente 3 mesi fa, Guido Gian Giacomo non esisteva sul panorama politico locale. 12 luglio io ho avuto questa investitura, sono partito da zero evidentemente, e in 3 mesi credo di aver fatto un ottimo risultato. I dati che ho io mi portano al 21% in un panorama così frazionato, con un centrodestra notoriamente diviso in due, ma non diviso, diciamo, si è presentato con 2 offerte a questa città, 2 offerte che in 3 giorni, cosa mai successa, anche a Lanciano l'apparentamento è venuto solo ieri, noi invece in 3 giorni abbiamo subito rimesso a posto i 2 lembi di questa coalizione, che semplicemente camminavano paralleli, non divisi, li abbiamo rimessi insieme e siamo praticamente pronti per vincere questa sfida al ballottaggio. Quindi io credo che questa sia l'analisi, poi con un po' più di tempo l'approfondiremo, certo, nel corso della trasmissione. Vi ricordo che avete, ma non li avete usati tutti in questa prima risposta, 2 minuti per rispondere a ciascuna delle domande che farà il collega Rossano Orlando, che sto per coinvolgere nel fargli fare le domande, però ne faccio io prima una a lui. Gli chiedo del clima che poi avete descritto sulle pagine del quotidiano, di questa fase iniziale del secondo tempo di questa partita. Vasto come si prepara al ballottaggio e soprattutto, ecco, alla luce anche di quello che abbiamo sentito nelle premesse, che tipo di partita si gioca per la città? Ma io penso che sia una partita fino all'ultimo voto, fino all'ultimo secondo, diciamo così, in cui si possono esprimere le preferenze nei seggi elettorali. Vedo una partita molto combattuta, con la speranza ovviamente da parte dei candidati sindaci di recuperare e riportare alle urne quella fascia di elettorato che nel primo turno non ha voluto saperne di andare ai seggi. Però vedo che è una realtà anche abbastanza composita quella di Vasto, e quindi sicuramente sarà una battaglia interessante sulla quale poi potremo esprimerci anche successivamente in seguito praticamente allo spoglio elettorale. Bene, allora a te lo spazio per i primi temi da sottoporre ai 2 candidati. Sì, io volevo dire intanto cominciare con qualcosa che attiene al percorso che avete avuto nella candidatura e anche agli accordi per il ballottaggio, perché ho notato delle incongruenze da una parte che dall'altra. Per quanto riguarda Menna, mi ha colpito il fatto che uno dei partiti che dovrebbe essere vicino a lui come Sinistra Italiana ha deciso di appoggiare la candidata Carinci del Movimento 5 Stelle, e aveva comunque 2 liste civiche nel suo raggruppamento con esponenti anche del centrodestra, una con un consigliere comunale uscente che ha preso anche tanti voti. Allo stesso modo chiedo a Gian Giacomo di spiegarci bene questo fatto del centrodestra caratterizzato da un po' di fuoriusciti dalla Lega che sono approdati alla lista del notaro e adesso praticamente sono usciti dalla finestra e rientrano dal portone perché hanno deciso questa volta di appoggiarla. Vabbè, qui adesso è suonato il gong, ma non riguarda ovviamente la domanda, era un test. Bene, allora iniziamo con le risposte, da qui cominciamo a conteggiare i 2 minuti. Il primo a rispondere Francesco Menna. Sinistra Italiana governa e amministra in questa città esprimendo un assessorato dal 2006. Con me ha eletto Paola Cianci, assessore all'ambiente, assessore all'edilizia popolare, assessore alle piste ciclabili, ai parchi e alle riserve. Ha fatto uno straordinario lavoro, tant'è che il partito di Sinistra Italiana ha riproposto una lista dando piena adesione al progetto di centrosinistra e della coalizione. Paola Cianci è attualmente una delle ragazze più votate, delle donne più votate della coalizione, della città, 550 voti, e quindi non solo ha rieletto ma rieleggerà anche consiglieri comunali.
Nel Movimento 5 Stelle credo ci sia stata adesione di una lista civica che si rifaceva probabilmente a un progetto, a un programma, a un'idea di sinistra che mi sembra non abbia eletto. Per cui questo è il progetto, insomma, che raccoglie da anni all'interno della nostra coalizione un'idea di città che vede parchi, riserve, piste ciclabili, un'attenzione particolare per l'ambiente e per la transizione ecologica che oggi è fondamentale nel nostro paese. La presenza poi di una lista civica di un consigliere che era stato eletto nella passata competizione nel centrodestra ricorda pure che quel consigliere in realtà è andato in un gruppo misto, viene da un'esperienza di moderazione, di moderati, non a caso la lista si chiama Moderati per Vasto, e ha raccolto la nostra idea di città, il nostro programma, ma soprattutto ha trovato una famiglia unita, una compagine unita, e quindi intorno a sé ha trovato uomini e donne che hanno raccolto una lista, una pagina importante del programma della città, e quindi ha trovato piena adesione, piena anche conformità con quella che è il programma del centro-sinistra, insomma. Gian Giacomo. Ma il discorso è molto semplice, il centrodestra è a livello anche nazionale più variegato del centrosinistra, quindi trova più difficoltà a fare sintesi, ma questo dappertutto, non solo a Vasto. A Vasto c'era, come in altre realtà, questo problema, ma un problema che ci ha danneggiato e molto al primo turno. Io ho trovato tanti elettori che hanno detto io voglio votare per voi, ma voi litigate sempre, voi siete divisi, ecco. Quindi il mio compito è stato innanzitutto far capire agli elettori che questo problema non c'è. Era un problema di primo turno, ci sono state delle dinamiche che hanno portato a due lembi, li chiamo io, piuttosto che dire due fazioni, che in 48 ore hanno siglato non un accordo, hanno semplicemente certificato una reunione che praticamente era già nei fatti, perché l'elettore ci vedeva già come un'unica partita. Poi problematiche che possono attenere a dinamiche interne ai singoli partiti non interesseranno questa amministrazione. Domenica si voterà Guido Gian Giacomo, che rappresenterà una coalizione non solo più estesa del primo turno, ma addirittura più variegata e, voglio dire, io anche più funzionale. Non a caso io ho salutato con grande piacere quelle componenti non certamente di centrodestra, come può essere quella che fa capo a Maria Amato, una persona stimata, una persona che ha un'origine sicuramente diversa dalla mia, ma ha un'idea di questa città perfettamente collimante con la mia. Lei ha chiesto due cose: attenzione per il sociale, attenzione per la sanità, idee che non sono né di sinistra né di destra, sono di un buon governo, sono idee che la città vuole, e quindi io le ho subito conferito questo incarico di ricostruire su Vasto quella credibilità in materia sanitaria e sociosanitaria di cui Vasto ha bisogno e che ultimamente è stata tanto maltrattata, a prescindere di chi governa la regione, a prescindere da chi governa il comune. Questa è la forza che io porto alla seconda coalizione, questo è il motivo per cui la partita non parte a 0-0. Secondo me siamo in vantaggio a questo punto, perché abbiamo una coalizione così composita che intercetterà esattamente quello che i cittadini vogliono e che non è più quel bisogno di pancia che ha caratterizzato il primo turno, ma è quel bisogno di portare capitali. Ne parleremo, spero che vengano fatte le domande anche su cosa vogliamo fare per questa città. Grazie, Rossano Orlando, per una nuova domanda ai due candidati. Sì, io partirei da un aspetto che caratterizza le città grandi, come poi può essere Vasto, che ricordiamo è il secondo centro più importante dal punto di vista anche della popolazione della provincia di Chieti, e mi soffermerei sulla politica abitativa, che è un aspetto ricorrente sui quali ci sono problemi un po' dappertutto, tra aumento della urbanizzazione, problemi di social housing, sfratti, case popolari, anche l'aumento demografico che caratterizza questa città almeno nell'ultimo decennio. Ecco, volevo chiedere, siccome sono aspetti che possono cambiare per certi versi anche le condizioni di una intera collettività, quale sarà la vostra iniziativa da questo punto di vista, appunto, della politica abitativa? Enna? Ma Vasto ha ereditato una situazione abbastanza problematica dal punto di vista del piano regolatore, che ha determinato costruzioni a valanga, quartieri dove sono carenti i marciapiedi, dove le strade di ingresso e di uscita non sono ampie, a volte mancavano addirittura e mancano sistemi di raccolta delle acque piovane o delle fogne delle acque reflue stesse. Ma soprattutto un grande numero di appartamenti invenduti, per cui in una prima fase indubbiamente i nostri programmi hanno portato a considerare lo zero cemento, cioè il concetto del riuso e non della cementificazione.
Indubbiamente c'è anche un'altra esigenza che nasce in città, soprattutto nei PAC, nei cosiddetti piani attuativi comunali, dove pian piano, quando sarà il momento, quando l'esigenza abitativa lo determinerà, bisognerà sviluppare un'urbanistica virtuosa, armoniosa, cioè non i palazzoni, ma quello che oggi i cittadini, spesso molti cittadini, molti fruitori di abitazioni chiedono, ovvero quartieri edilizia bassa, i cosiddetti villini, quartieri con presenza di parchi, di aree verdi, ma soprattutto quartieri che consentano anche uscite, entrate, raccolta di acque piovane, acque reflue, in sicurezza e in piena armonia. Per quanto riguarda invece le politiche abitative di edilizia popolare, abbiamo concentrato il nostro lavoro su due faccende, su due questioni principali. La prima, il cosiddetto accordo con l'ADER per l'affitto concordato, un edificio che è nato nel quartiere San Paolo, il bando già è stato espletato, già ci sono degli inquilini, un edificio di ultima generazione che ha dato accoglienza a oltre 15 famiglie, 15 unità abitative, classe energetica A, con un affitto calmierato per le fasce più deboli. Dall'altro si sta sbloccando anche un'altra edilizia molto importante dal punto di vista popolare, che è quella del PRU di Vasto Marina, che a breve vedrà consegnare anche diverse case sia di proprietà comunale che di proprietà ATER. Continua naturalmente il nostro impegno, perché abbiamo ceduto anche un'altra area ATER, un'altra area comunale all'ATER, ma soprattutto l'obiettivo è quello della riqualificazione di Punta Penna. Grazie, cioè grazie. Al sisma bonus. Grazie. Per Punta Penna. Gian Giacomo. Ma io credo che, Rossano, non sia il problema di PRU, PAC, PRG, le sigle in genere servono per confondere le persone. Il problema è molto semplice: perché una persona dovrebbe vivere a Vasto? Allora, io capisco che uno fino a 18 anni vive a Vasto perché la sua famiglia vive a Vasto. Da 18 a 23 va a studiare fuori, perché Vasto non ha un'università e se vuole una scolarizzazione superiore deve cercarla altrove, e qui ci sta, anche se qui l'impegno nostro è di cercare di risolvere questo problema. Poi c'è un problema: a 23 anni perché una persona deve tornare a Vasto? E quindi perché dovrebbe viverci fino ai 50? E poi c'è il problema dei pensionati, che giustamente a Vasto stanno benissimo, godono di una pensione e possono vivere. Quindi, per farci capire, non è un problema quante case, quali tipi di case, villini, edilizia popolare. Il problema è perché uno dovrebbe abitare a Vasto. Se a Vasto non arrivano capitali, se in 15 anni un'amministrazione uscente, che viene rivotata al 47% perché probabilmente col sussidio, col bonus Covid, con questa roba qui, risponde alla pancia immediata delle persone, ma ditemi un'azienda che ha portato lavoro. Ieri in Val di Sangro 30 persone hanno avuto una lettera della Severe, che praticamente perderanno il lavoro. Cosa abbiamo creato in 15 anni? Qui il problema è non le case, non un PRG di cui ormai siamo stufi di parlare, l'abbiamo capito. 20 anni un PRG è superato e sono due generazioni. Ma in 15 anni che cosa abbiamo fatto? Possiamo ancora fare campagna su un PRG di Tagliente? No, oggi dobbiamo parlare di un PRG di La Penna, di Mena, non c'è stato. Almeno Tagliente l'ha fatto, avrà sbagliato, staremo pagando ancora gli effetti, ma qualcuno ha fatto qualcosa. Qui non è stato fatto niente. Se non rimettiamo mano alla città per farla rivivere, per farla rialzare, per farla ripartire, come dico io, che ci siano 10.000 case fatte in 5.000 modi, non mi interessa. Io devo convincere un mio cittadino, un mio giovane concittadino, dopo l'università a tornare qui, devo portare aziende, devo portare capitali, devo capire che purtroppo se non c'è un tessuto produttivo, commerciale, se non posso aprire una grande catena di distribuzione, perché altrimenti sembra che ci sono levati gli scudi dei piccoli commercianti, qui non si vive, e quindi posso fare tutte le case più belle del mondo, ma non sarà mai una città viva. Allora, altro giro di domande, stavolta invertiamo l'ordine in cui risponderanno, quindi sarà ancora Gian Giacomo il primo a appunto dover rispondere alla domanda di Rossano Orlando. Sì, allora, collegato a questo argomento della politica abitativa, c'è sicuramente un tema al quale assistiamo inermi da anni, ed è quello dell'abbandono di molti edifici pubblici, non soltanto comunali ma anche di altri enti, di altre istituzioni, e questo fa il paio anche con una drammatica riduzione di spazi e servizi, soprattutto da parte di chi non ha soldi da poter spendere da questo punto di vista. Ecco, spesso sorgono anche iniziative spontanee, magari di gente che si infila in queste strutture ed altro. Che cosa pensate di fare per togliere dall'abbandono gli edifici pubblici, almeno per quanto riguarda quelli di proprietà comunale? Gian Giacomo.
Allora, ci sono due tipologie di edifici pubblici. Ci sono alcuni che l'amministrazione uscente ha messo in vendita e sono andati ben venduti perché erano appetibili. Parlo del circolo pensionato, parlo del mattatoio comunale e quindi lì avremo degli insediamenti privati e questo è corretto. Ci sono altri piccoli edifici che non hanno praticamente mercato. Su quelli non possiamo che riutilizzarli. Parlo per esempio, su Via del Porto c'è una piccola scuola, ex scuola da tanti anni. Beh, lì si potrebbe in qualche maniera valutare anche un'eventuale cessione con dei finanziamenti a delle associazioni. Vasto è un problema, tantissime associazioni e pochissime sedi per queste associazioni. Anche questo è un modo, ecco, il tessuto abitativo. Se non ci si può associare, se non si possono espletare i bisogni primari, una città muore a prescindere dalle case che ci faccio. E quindi, per esempio, lo lanciamo tanto tempo fa, ci erano delle difficoltà ma sono superabili. Pensiamo allo stadio Aragona. Sotto le tribune ci sono infiniti spazi utilizzabili per delle associazioni. Si possono dare associazioni, si pagano l'energia, si pagano le bollette di consumo primario e lì si potrebbe fare spazio associativo. Poi ci sono dei problemi grossi, parcheggio di Vasto Marina coperto, beh, anche lì purtroppo la situazione non è semplice, sono delle situazioni che non si risolvono in 4-4-8, però è chiaro che abbiamo per fortuna quello di cui tutti parlano, delle risorse che stanno arrivando. Queste risorse, il famoso piano nazionale di resistenza e resilienza, di rilancio e resilienza, potrebbero essere il volano che potrebbero dare quella svolta a tutte queste diciamo situazioni urbanistiche pubbliche che ad oggi non hanno alcuna utilità. Io credo che in quest'ottica si possa fare tanto. Le idee le abbiamo espresse nel nostro programma, sono visionabili sulla mia pagina internet. Si è parlato un po' poco in questa campagna elettorale, purtroppo di programmi, si è piuttosto parlato di problemi pratici e diciamo di ricerca del consenso, ma le idee ci sono, le volontà anche, e fortunatamente nella nostra coalizione, che domenica chiederà il voto a questa città, anche tante capacità professionali, tutte nuove, tutte fresche, tutte provenienti dalla società civile, tutte persone che vogliono rilanciare questa città. Francesco Mena. Ma intanto ci tengo a precisare che Vasto non ha perso istituzioni pubbliche, ha preservato tutte le istituzioni pubbliche, dal Tribunale alla Procura, su cui c'è una grande battaglia di tutti i partiti, alla Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS. Che cosa si è fatto in questi mesi, in questi anni? Si sono riutilizzate, riconvertiti alcuni spazi pubblici, come ad esempio la sala del Palazzo d'Avalos destinata al Galcos dei Trabocchi, la sala Aldo Moro, si è aperta per le associazioni e per i convegni nel centro storico, si è destinato un bene importantissimo che era un palazzo vicino all'Arco di Porta Nuova destinato alle associazioni combattentistiche e d'arma in congedo, con i quali stringiamo patti per la sicurezza e di collaborazione per la città, come prevede la nuova normativa sulla sicurezza. Giorni fa abbiamo inaugurato in un edificio pubblico, in una zona periferica della città, Pagliarelli, un ex asilo, la sede dell'ANFAS per la disabilità. Poi le sedi delle associazioni che sono state inaugurate lungo la loggia Ambling, la sala della Costituzione, che vede la presenza di tantissime associazioni, il centro associativo Enrico Berlinguer. Che cosa fare? Adesso bisogna concentrare naturalmente l'attenzione per captare le risorse che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione per destinare altre aree a pubblica utilità. L'obiettivo è ad esempio quello di mettere a regime la nuova caserma dei Carabinieri, la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. C'è un'interlocuzione feconda col Ministero, mi auguro che a breve si realizzi e si concretizzi per dare a Vasto delle caserme moderne e meritevoli di accoglimento, come appunto merita una città come la nostra. Altra domanda di Rossano Orlando. Questa è una città che spesso sentiamo parlare che vuole adottare regolamenti e norme per difendere l'interesse dei cittadini, magari per favorire la loro partecipazione anche alla vita pubblica. Mi viene da pensare al regolamento del verde pubblico. Volevo chiedere cosa intendete fare da questo punto di vista, se c'è qualche altra cosa di particolare da regolamentare. Soprattutto, non pensate che poi, una volta redatto un regolamento, si faccia ben poco dal punto di vista del monitoraggio, del controllo, affinché poi queste norme non vengano quasi sempre disattese e si possa intervenire anche con sanzioni? Gian Giacomo. Allora, Vasto oggi ha tre grandi realtà. Una la vede a sud, e parlo del quartiere Sant'Antonio e via discorrendo. Uno la vede al centro, che non è solo il centro storico, ma è il centro storico, se vogliamo, anche un po' più allargato. Una la vede in zona nord ed è incoronata ai quartieri nuovi.
Ora è chiaro che non possiamo più vivere come aree verdi solo con una villa comunale che risale alla preistoria di Vasto. Dobbiamo individuare aree nuove e dobbiamo farlo con quegli strumenti di programmazione che ci sono. Ora, in parte si è già realizzato un tessuto urbanistico, allora noi dobbiamo individuare, penso io, almeno altre due realtà verdi che possono essere dei polmoni, che possono essere anche un centro di aggregazione, perché se dopo non ci sono questi tipi di servizi, le persone comunque non vanno ad abitare, non restano nel quartiere dove sono. Quindi io dico due aree nuove, che poi possa essere una tipo la villa dinamica, ma anche ancora più grande, come ci sono anche in altre città, con all'interno servizi su cui ho battuto molto, di aree di sgambamento cani. Noi istituimmo la prima area quando io ero assessore, da allora altre non ne sono state fatte. La realtà degli animali di compagnia, degli animali di affezione ha assunto numeri impressionanti, mai come oggi probabilmente, si sente questa esigenza che mi hanno chiesto tantissimi cittadini. Quindi due aree verdi collegate, la passeggiata con l'animale, la passeggiata con i bambini, ecco, far vivere una città, far sognare una città che purtroppo è rimasta nella sua struttura essenziale, nei suoi servizi, a quello che era una realtà che vedeva Don Silvio Ciccarone, sindaco di Vasto. Non è cresciuta la risposta e dei servizi di questa città alla crescita demografica che invece c'è stata. Quindi, come dicevo, se un cittadino deve vivere bene, chiede tre cose: poter lavorare, poter usufruire di standard servizi, aree verdi, aree di sgambamento cani, aree di bambini, aree di divertimento, e soprattutto ovviamente poi un'organizzata, e organizzata intendo dire più controllata, attività urbanistica, che non vuole essere il controllo che c'è stato. L'ufficio urbanistico oggi ha funzionato come tappo di una realtà, non come filtro. L'ufficio urbanistico deve filtrare le esigenze dei cittadini e saper dire anche no, ma non deve dire solo no. Oggi è successo questo e Vasto è ridotta in queste condizioni. Francesco Menna. L'uso dei regolamenti per la politica municipale è fondamentale. Il regolamento del verde pubblico è stato un grande risultato, ottenuto con un grande confronto, un grande dialogo con le associazioni ambientaliste, con tante realtà, e ci consente naturalmente di mettere le regole laddove le regole non c'erano. Bisogna adottare altri regolamenti, indubbiamente anche, come diceva bene il direttore Orlando, con l'uso di sanzioni laddove è possibile. Due sono gli impegni che io prendo se dovessi avere la fortuna e l'affetto popolare per rifare il sindaco: adottare il regolamento sugli usi collettivi, dei beni collettivi, come sta accadendo in grandi realtà, uno bellissimo a Bologna, un altro a Milano, che consente l'adozione appunto di spazi collettivi per rigenerarli. È accaduto con la ricca realtà associativa vastese di rigenerare la villa comunale al centro storico, ma anche nel fare dei murales. Uno bellissimo è avvenuto qualche settimana fa in quartiere Corso Mazzini, la raffigurazione di una bellissima Madonna di un artista locale cheno bravissimo. L'altro regolamento credo che sia fondamentale è quello dell'adozione degli spazi verdi. Adozione degli spazi verdi perché c'è una grande voglia, una grande intraprendenza, un grande desiderio dei cittadini di adottare spazi verdi attraverso le sponsorizzazioni, cioè le rotonde, angoli della città, mantenerli, e questo è uno dei regolamenti importanti che potranno e dovranno essere adottati. Una grande notizia ci arriva invece dal Ministero per le aree di sgambamento, che l'ex vallone Maltempo sarà riconvertito in area di sgambamento e parco urbano, proprio con un finanziamento del Ministero che riguarda la bonifica delle discariche. Una notizia bella per la città, perché diventerà quella un polmone straordinario per chi ha voglia di passeggiare o anche di passeggiare con i propri animali. Allora, tra poco ci fermeremo per la prima pausa pubblicitaria. Faccio io un'ultima domanda ai due candidati. La curiosità è quella di sapere che situazione finanziaria troveranno al Comune di Vasto. Quali sono i conti economici e finanziari secondo Gian Giacomo? Ma intanto i conti finanziari non sono secondo Gian Giacomo, sono secondo un bilancio che è certificato dai revisori dei conti e che porta un numero. Si parla di 44 milioni di euro di debito, ma questo lo dice anche chi ha amministrato. Io aggiungo, l'ho già detto, che ce ne sono altri 2 milioni, per quanto dice l'amministrazione uscente, che sono in contenzioso con la provincia. Non saranno 2 milioni, sarà 1,5 milioni. O la provincia è matta e chiede 2 milioni di euro quando non ha titolo, o probabilmente ci può essere pure un contenzioso, ma qualcosa deve. Quindi sono circa 45 milioni, se non 46, mettiamola così. È vero, anticipo la risposta, che nel 2020 si è cambiato metodo di conteggio e quindi non possiamo dire quanto ha aggravato questa amministrazione rispetto a prima. Sicuramente ha aggravato. Ora, anche qui è inutile andare a dire di 1 milione, 2 milioni, 5 milioni, queste cose ai cittadini non interessano.
un'amministrazione che ha aggravato. E ha aggravato in un periodo in cui tutto si poteva fare meno che aggravare, perché tutto sommato il periodo Covid, che è un periodo che ci auguriamo non avremo mai più, ha ridotto per alcuni versi le esigenze di spesa dei comuni, con tutta evidenza, avendo diminuito la vita sociale, avendo diminuito alcune situazioni in cui il comune si trova a spendere, avendo avuto per altro verso anche dei benefici e dei rimborsi da parte proprio straordinari da parte del Ministero. Quindi voglio dire, ci troveremo in una situazione non facile che eviteremo il dissesto, lo dico subito, perché non è mia intenzione fare una cosa molto semplice, farmi un anno di dissesto e ripartire da zero. Questo priverebbe i cittadini di Vasto di importanti possibilità, ma metteremo piano con una spending review, quindi tagliando molte spese, ce ne sono un'infinità, in due minuti non si riescono a spiegare, spese inutili che vengono fatte, spese che poi hanno portato anche fortunatamente per l'amministrazione uscente a un risultato abbastanza positivo al primo turno. Ecco, toglieremo tutta questa roba, noi utilizzeremo solamente quello che serve per la moltitudine dei cittadini e non per i singoli, quindi tante spese inutili fatte in maniera disordinata, asfalti non programmati, asfalti non appostati nemmeno correttamente in bilancio, asfalti da rivedere, opere dell'ultimo minuto, programmazione e taglio delle spese. Questa sarà la ricetta di Guido Gian Giacomo Sindaco. Benna. 44 milioni o 46 milioni di euro di di situazione finanziaria in disavanzo, non è quella di Vasto, probabilmente il collega confonde quella del comune di Pescara che è di 49, o di Chieti che è arrivata a 70-80, o di altre realtà municipali. In realtà le ultime norme finanziarie, le ultime sentenze della Corte Costituzionale hanno nei vari comuni messo in evidenza quello che in passato non si è mai fatto, cioè negli ultimi 20-30 anni, cioè gli accantonamenti in bilancio ai fini di prevenire spese che non dovrebbero essere fatte, ma al fine di mettere in sicurezza il bilancio dei comuni. Vasto è certificato dai revisori dei conti, dalla Corte dei Conti e sui siti internet del comune, su tutte le pagine della trasparenza amministrativa, deve accantonare 16 milioni di euro in realtà, e ha un contenzioso indubbiamente con la provincia di Chieti per un dare avere che ci porterà di fronte probabilmente anche a un tribunale. Ma la situazione è molto più rosea e tranquilla di quella che si descrive, indubbiamente i conti sono in regola, anche perché abbiamo immesso nel bilancio importanti finanziamenti, avuti importanti cause, vinte con le piattaforme petrolifere, 4 milioni di euro, la vendita della Pulcra 1,2 milioni, la concessione di Aqualand che ci porterà altro 1,2 milioni, tutti i soldi che sono preservati in bilancio. Se avessi speso 44 milioni di euro avrei fatto le strade d'oro, non di asfalto. In realtà poi c'è stata anche una situazione pandemica che ha aggravato le casse dei comuni e del comune di Vasto, che si è trovato a affrontare esborsi per oltre 600-700 mila euro per i rifiuti Covid, tutti di tasca comunale, oltre che un punto vaccinale dove non abbiamo ricevuto un euro né dalla regione dello Stato, ma abbiamo dovuto addirittura fare una raccolta per pagare l'assicurazione dei medici in congedo, in pensione, proprio perché non arrivavano risorse e il comune non aveva competenza a pagare queste assicurazioni, per far capire come la situazione. Quindi una situazione molto rosea, continuiamo a lavorare sugli equilibri finanziari. Bene, noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, torneremo tra poco con un nuovo giro di domande ai due candidati sindaci di Vasto. A tra poco. Allora, siamo tornati in sede di Confindustria Chieti Pescara di Vasto, che ci ospita così gentilmente, per sentire quali sono le risposte dei due candidati sindaci della città in vista del ballottaggio di domenica e lunedì alle domande del collega Rossano Orlando del Centro. Iniziamo con un nuovo round di domande e di risposte. Rossano. Sì, facciamo finta che questa città non abbia mai avuto una vocazione alle spalle e non ce l'ha tuttora nei vari settori magari nei quali poi si è formata ed è cresciuta. Vi chiedo, quale vocazione dareste a Vasto per i prossimi 5 anni? Menna in questo caso. Vasto ha fondamentalmente due vocazioni. La prima è quella di essere di supporto alle attività produttive attraverso il suo porto e l'ampliamento che ci dovrà essere del porto. Porto logistico, commerciale, di cui si dovrà servire Amazon, la Pilkington, la Dance, la Sevel, tutte le grandi aziende. Dovrà essere di supporto ancora alle attività produttive attraverso la variante alla Statale 16, trasformando Vasto Marina in una grande via del mare, ma soprattutto riducendo i costi di trasporto delle merci. Dovrà essere di supporto ancora attraverso l'informatizzazione, la cosiddetta fibra ottica, di cui siamo città capofila in regione, e anche attraverso la sicurezza, ovvero la salvaguardia della procura. E poi dovrà essere
quindi oltre che città di supporto alle grandi attività produttive, al commercio, all'artigianato, all'industria, una città a vocazione turistica. Attraverso le riserve, la riserva di Punta Penna, di Vasso Marina, la sua area SIC, il sito di interesse comunitario, la Via Verde Costa dei Trabocchi, che sta facendo crescere alla grande le percentuali di attrazione turistica, ma anche di apertura di bed and breakfast, ristoranti, attività commerciali, le piste ciclabili, pedonali. Giorni fa sono stato invitato a un grande convegno all'Aquila con grandissimi relatori, con presenze delle istituzioni pubbliche più importanti, dove si è parlato di Tratturo Magno. Vasto ha anche un pezzo importante del Tratturo Magno, si sta costruendo lì, grazie al PNRR, una grande prospettiva turistica, una seconda Costa dei Trabocchi dal punto di vista della valorizzazione agricola e ciclo pedonale, ciclo turistica di quell'area. Quindi io ritengo che queste sono le nostre due vocazioni fondamentali e su questo bisogna lavorare. Gian Giacomo. Io credo che il Padre Eterno abbia deciso quale sia la vocazione di Vasto e lo ha deciso in un modo anche emblematico, se vogliamo. Voi pensate che la più bella spiaggia che Vasto annovera, e quindi la spiaggia di Punta Derci, è nata, prima non esisteva, con la realizzazione di un porto, paradossalmente. Prima quella spiaggia non c'era, la realizzazione del porto ha creato la spiaggia di Punta Derci. Quindi il Padre Eterno ci ha dato un chiaro segnale. Ha voluto che su questa città, o se volete la natura se preferite, coesistessero due importanti realtà. Una bellissima situazione naturale, che quindi vede una naturale vocazione turistica. Abbiamo 12 km di spiaggia di tutti i generi, probabilmente unica realtà di questo tipo in tutta la costa adriatica. Noi abbiamo scogliere, abbiamo ciottoli, abbiamo sabbia, abbiamo scogli, abbiamo tutto. E per altro verso abbiamo un porto che deve crescere. Un porto che deve crescere perché senza con la sola attività turistica Vasto non vive. Questo mi sembra evidente. Il tessuto industriale è altrettanto importante. Quello che Padre Eterno ora e i cittadini vastesi devono dare a Vasto è una persona che sappia guidare questa città, far coesistere queste due realtà senza che vadano in conflitto, come spesso è accaduto, che entrambe vengono potenziate al massimo livello per poter poi avere anche quell'aggancio con l'altra realtà che pure il Padre Eterno ci ha dato, ed è un comprensorio bellissimo che permette in un'ora di arrivare in una località sciistica, cosa rarissima in tutta Italia, e quindi un comprensorio ricco di cultura, ricco di tanti prodotti enogastronomici e quindi anche ricco anche di realtà storiche. Tutto questo è una bellissima realtà, ora ci vuole semplicemente un direttore di orchestra che faccia suonare tutti questi elementi in modo armonico, in modo democratico, senza che l'uno prevalga sull'altro, di modo che il vastese possa essere orgoglioso di vivere in una città così bella, in una realtà così bella, che dovrebbe essere un motivo di vanto e non un problema amministrare. Lo stanno Orlando? Sì, siamo nella sede di Confindustria e una domanda sorge spontanea. Cosa può fare il Comune sotto la vostra guida in termini di politica industriale per incentivare quella che è l'occupazione nel territorio vastese? Menna. Il Comune ha avuto un ruolo fondamentale nel disegnare e designare la zona economica speciale, nel richiederla, nel ricostruirla dopo che ci avevano comunicato unitamente alla Confederazione degli Industriali e alle attività produttive che bisognava ricucirla in maniera inferiore, e facemmo un grande dialogo con tutto il mondo dell'associazionismo industriale ma anche ambientale, con una delibera che io la chiamo la delibera del sorriso perché è stata apprezzata da tutti. Oggi il Comune deve insistere per avere ulteriori pezzi di ZES, di zona economica speciale, e quindi di area defiscalizzata. Dall'altro deve continuare una politica tributaria sulle attività produttive che ci annovera a una Tari all'8,1, un IMU all'8,1% e una Tari a sé alleggerita e leggera rispetto ad altre città che vedono aumenti spropositati del più 50, più 25. Basta pensare che ci siamo caricati come Comune i costi dei trasporti dei rifiuti della discarica sequestrata del Civeta, cosa che altri comuni non hanno fatto, gravando appunto sulle attività produttive quel costo. Deve continuare a chiedere, avendo già fatto un grande lavoro sull'informatizzazione, che è uno dei punti che ci chiedono le attività imprenditoriali, le industrie, deve continuare a battere i pugni e i piedi affinché ci sia ampliamento del porto, quindi offrendo un servizio fondamentale per il trasporto logistico, per il trasporto delle merci.
e soprattutto deve continuare a garantire attraverso la propria presenza e l'interlocuzione tutte le attività produttive, da quelle artigianali a quelle commerciali a quelle industriali, con un confronto sereno e sincero che ci porterà indubbiamente, come prevedo, a crescere i nostri numeri. Quest'anno abbiamo chiuso con più 39 bed and breakfast, più ristoranti, più affittacamere e conservando i posti di lavoro della grande impresa. Continuando questo lavoro sono convinto che faremo bene e bene alla nostra città. Gian Giacomo. Beh, quello che doveva fare il Comune non l'ha fatto. E abbiamo detto più volte che praticamente sulla ZES è stata una partita giocata malissimo, in ritardo. Ultimo Comune d'Abruzzo a presentare la perimetrazione. L'ha presentata in maniera sbagliata, come ha ammesso poco fa anche il sindaco uscente. Hanno dovuto rimodificarla. Sono rimaste fuori aree importanti, 8 ettari che potevano essere utilizzati e che invece, poiché sono vicine alla riserva, per interessi diciamo non meramente come dire, di parte, sono stati messi fuori. Sono state introdotte zone agricole nella ZES che chiaramente non hanno nessuna vocazione industriale, quindi un grande caos. Quindi sicuramente bisogna rimettere mano a questa ZES, per fortuna qualcosa in regione è stato fatto. E poi portare ovviamente, ecco, anche qui, la ZES, ancora una volta mi ricollego a prima, nasce perché c'è un porto, non ci scordiamo che c'è una ZES dove c'è un porto, quindi la zona economica speciale, grazie al porto che abbiamo, ci permette di avere questi investimenti. Poi certamente cosa fare? Dobbiamo portare i capitali, ma non beandoci o attribuendoci realtà che non sono le nostre. La fibra ottica, sia chiaro, non l'ha portata il Comune di Vasto. La fibra ottica c'è in tutta Italia, un piano di investimento Telecom e di un consorzio che si chiama appunto, non ricordo come, insomma un consorzio che sta investendo, quindi non è una questione del Comune di Vasto. Mentre è importante rilevare che, ditemi voi, dopo la Magneti Marelli e la SIV, in 40 anni quale grande attività è stata mai portata su questo territorio? Un noto imprenditore ha dovuto in questi giorni puntualizzare che se non ci fosse stato l'intervento di alcuni stakeholders avremmo perso anche Amazon, che se ne andava nel Molise. Il Comune di Vasto in 15 anni non ha messo un'attività degna di nota, non ha portato, non ha attratto, non ha agevolato, non ha facilitato un'attività degna di nota. Ecco cosa deve fare un comune: fermare i capitali che vanno altrove, possibilmente cercarli e portarli qui, fare aprire delle attività, perché se non riparte il tessuto industriale e produttivo, Vasto muore. Ecco perché io dico che dobbiamo far sognare questa città, dobbiamo avere la capacità, il coraggio di fare forti scelte, forti investimenti e riportare a Vasto realtà come quelle che l'obiettivo 2 portò tanti anni fa e che hanno permesso la nascita addirittura di un paese come San Salvo, che oggi è una città. Allora, voglio fare una domanda, stavolta io, un po' più politica, per tornare proprio ai temi di questa campagna elettorale, anche per consentirvi di essere trasparenti nei confronti degli elettori. C'è il risultato del primo turno, ci sono anche le preferenze che sono state ottenute dai singoli candidati. Avete qualcosa da annunciare, magari già in questa sede, relativamente a quella che sarà la vostra giunta, la vostra squadra di governo? E nel farlo, terrete conto delle preferenze ottenute dai vostri candidati consiglieri nelle coalizioni, quanto invece conterà anche il metodo meritocratico? Francesco Menna. Indubbiamente sarà una giunta nell'insegna del rinnovamento, parlano i numeri, parlano i primi eletti, tutti giovani, ragazzi che daranno un grande contributo di passione e di rinnovamento alla città. Sono stati eletti Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Paola Cianci, Alessandro De Lisa, Gabriele Barisano, Carlo Della Penna. Ma lei sta facendo un numero superiore a quello degli assessori, sono tutti assessori questi? Sono stati eletti, dico, ragazzi, nel segno del rinnovamento. Indubbiamente poi con gli assessorati si guarderà a quello che è stato il consenso popolare, all'interlocuzione con i partiti. Noi non facciamo, io non vendo poltrone, non faccio poltronifici, faccio accordi sui programmi naturalmente, e sento i partiti, sento quello che è il consenso popolare, i numeri e l'interlocuzione dei partiti. Quindi non abbiamo ancora il momento da fare annunci, ci sono lavori in corso. Gian Giacomo, lei ha qualcosa da annunciare? Beh sì, io non ho la coperta corta come il sindaco uscente, per mia fortuna, e ho invece individuato e rispettato la volontà popolare. Il 17% circa dell'elettore di Vasto ha detto che voleva Alessandra Notaro con un ruolo importante, possibilmente sindaco di Vasto.
E d'accordo con lei e con la prima degli eletti nella sua coalizione, la collega Alessandra Cappa, abbiamo ritenuto, anzi io ho ritenuto, perché loro non mi hanno chiesto assolutamente niente, non abbiamo poltrone, non ci sono poltrone per altri, anzi qualcuno ha rinunciato, all'Amato ho chiesto di assumere un ruolo anche più importante, lei mi ha detto che vuole essere una semplice consigliere, quindi per farvi capire c'è una rinuncia alle poltrone da questa parte, non una conquista di poltrone, quindi la mia coperta è fin troppo lunga. Ebbene, ho chiesto a Alessandro Notaro, che è un giudice onorario fino a qualche mese fa, di dare dignità al Consiglio Comunale. Quindi l'ho indicata come la nostra maggioranza, se sarà maggioranza, sarà in grado di eleggerla, il futuro Presidente del Consiglio Comunale, una donna, un magistrato, un avvocato, una persona per bene. Stessa cosa per Alessandra Cappa, ho chiesto di assumere quel ruolo di vice sindaco che deve affiancare, c'è un sindaco uomo, voglio che ci sia un vice sindaco donna, e quindi lei sarà designata da me vice sindaco senza che me l'abbia chiesto, qualora io dovessi vincere. Per quanto riguarda le altre nomine, beh, non ho difficoltà a dirlo, chiaramente i più votati, se non ritenuti non capaci, nessuno dei più votati è incapace, saranno nominati assessori in giunta. Beh, e quindi mi sembra anche giusto, perché se gli elettori votano, gli elettori vanno rispettati, non si vota con 500-600 preferenze una persona se la si vuole relegare al ruolo di consigliere, la si vota in questo ruolo perché è una persona che la città vuole governi attivamente questa città, il voto degli elettori andrà rispettato e sarà da me rispettato. Sulle deleghe invece consentitemi di poter avere la massima libertà, e me l'hanno accettata, perché praticamente sarò io a determinare quali competenze ci saranno, e comunque ribadisco, nessuno, quindi una squadra assolutamente nuova, nessuno dei miei assessori, e d'altronde nessuno dei miei consiglieri, ha mai avuto un ruolo governativo, quindi sono una squadra assolutamente nuova, persone per bene, persone tutte quante attive nella società civile e tutte persone alla prima esperienza, quindi un vero rinnovamento. Allora, Orlando, ancora per un'altra domanda ai due candidati, stavolta reinvertiamo l'ordine di risposta. Vi chiedo come giudicate il clima di questa campagna elettorale. E in abbinamento a questa domanda, le prime quattro cose che fareste una volta eletti? Allora, Gian Giacomo. Beh, in due minuti non è facile. Allora, il clima non è stato dei più belli. Io ho vissuto infinite campagne elettorali in 25 anni di politica, non ho mai visto quello che è successo questa volta. Innanzitutto non ho mai visto 5 presidenti di seggio, purtroppo tutti e 5 nominati all'ultimo momento dal sindaco, per carità, una delega legittima, la legge dice che se all'ultimo momento un presidente rinuncia il sindaco lo nomina, una cosa però da rivedere a livello parlamentare, lo dico, perché io non credo sia normale che una partita l'arbitro lo decide uno dei due candidati, insomma, quindi io credo che andrebbe fatto a livello parlamentare una modifica, quantomeno per le elezioni comunali il sindaco uscente non può nominarsi presidente di seggio all'ultimo minuto, guarda caso i 5 che hanno bloccato questa tornata, non ancora sappiamo i risultati definitivi, sono 5 nominati all'ultima ora. E vabbè, una volta c'erano funzionari di cancelleria, magistrati onorari, l'ho fatto pure io quando ero magistrato onorario, non abbiamo mai avuto questi problemi. La sera si sapevano i risultati che grosso modo coincidevano con quelli definitivi. Quindi una brutta campagna elettorale per questa improvvisazione, una brutta campagna elettorale per quello che è accaduto. Abbiamo letto fino a ieri sulla stampa di gente che ha apertamente detto: se mi date, devo avere la fotografia per avere 50 euro. Ora io non voglio sapere di quale coalizione è, non mi interessa. È il fatto in sé che è grave. E non posso credere che sia creato ad arte, come pure qualcuno del centro-sinistra ha voluto dire, perché io non credo ci sia un matto scatenato che va lì rischiando un anno di carcere per dire: guarda che il centro-destra è onesto e il centro-sinistra ruba i voti. Quindi è un fenomeno grave, un fenomeno purtroppo, anche questo si è parlato spesso probabilmente alla pancia degli elettori, forse a qualcuno è scappato anche la mano, oppure spero solo che siano tutti falsi, però in questo caso abbiamo un seggio, abbiamo un rappresentante di lista che l'ha denunciato, abbiamo un presidente di seggio che non può non aver rilevato questo, quindi io credo che la magistratura debba indagare su questa cosa per il bene di questa seconda tornata, che sicuramente sarà più tranquilla. Le prime quattro cose che farò, gliele dico subito, la prima cosa l'ho già detto, azzerare l'ufficio urbanistica, abbiamo un tappo a Vasto che ha bloccato la crescita, l'ufficio urbanistica nelle figure apicali disegnate dall'attuale sindaco ha bloccato questa città. La seconda, fare un piano di manutenzione ordinato, non voglio che i cittadini aspettino il prossimo Giro d'Italia o le prossime votazioni. La terza, istituire delle aree verdi, di aree di sgambamento cani. La quarta, rimettere mano al piano regolatore generale con una ristrutturazione radicale. Dopo 25 anni Vasto avrà un nuovo piano regolatore generale. Menna. Sui presidenti di seggio è vero che il sindaco li nomina, non li ho nominati io, li ha nominati una riunione che ha visto la presenza di una segretaria comunale, di membri del commissariato, di membri dell'ufficio comunale elettorale, perché purtroppo ci sono state dimissioni all'ultimo minuto di alcuni presidenti di seggio, e quindi si è pescato, come prevede la legge, all'interno di un albo dove già erano iscritti
si è proceduto a selezionare lì dentro in base alle disponibilità. C'è una commissione elettorale oggi presieduta da un giudice, la dottoressa Capuozzo, che ringrazio di cuore, insieme al personale prefettizio del Tribunale, e quindi ci sarà avvalso un risultato ineccepibile dal punto di vista del voto, perché fanno un lavoro di controllo prezioso e veramente meritevole. Per quanto riguarda la campagna elettorale, da parte mia, credo da parte nostra, c'è stata una campagna educata e civile. Non ho notato spesso la stessa cosa da parte di altri competitor. Indirizzo questa campagna elettorale sempre all'insegna dell'educazione, del sorriso, della testimonianza del fatto che la politica è bella quando è un confronto di idee, di programmi, di visioni. Le prime cose che farò da sindaco, indubbiamente andrò a inaugurare il terminal bus, Sant'Onofrio, il campo dei Salesiani, la chiesa di Pennaluce. Farò subito la gara per quanto riguarda il progetto esecutivo nei primi mesi del Carlo della Penna. Andrò a inaugurare la Ritucci Chinni, il progetto esecutivo e la gara della riqualificazione del quartiere San Paolo Sant'Antonio, 1.750.000 euro. E ancora andrò a inaugurare la cosiddetta via del Brodetto, ovvero quella via che unisce Vasto con Vasto Marina, andando a creare una passeggiata panoramica bellissima all'insegna della mobilità sostenibile e del turismo. Allora, siamo all'ultima domanda di merito, poi andremo agli appelli finali. Allora, sì, volevo chiedere questo: siete a conoscenza che in alcuni comuni è stato istituito l'osservatorio sulla coerenza? Nel senso che si crea un gruppo di lavoro che va a verificare se poi le promesse elettorali vengono mantenute fino in fondo. Ecco, che cosa ne pensate di questa iniziativa? Guido Gian Giacomo. È un'iniziativa bellissima, anche perché consentirebbe quello che io invito a fare ogni elettore di Vasto. Io non posso farlo perché ovviamente non ho fatto un programma 5 anni fa, prendere il programma che 5 anni fa questa amministrazione ha detto di voler realizzare, prendere una matitina, possibilmente una rossa, lato rosso, lato blu, segnare in rosso quello che è fatto e in blu quello che non è stato fatto. Io credo che un lato sarebbe praticamente completamente usurato di questa matita, l'altro rimarrebbe praticamente intonso. Quindi se questo, come si dice, comitato sulla coerenza fosse istituito, ovviamente non so in quali forme legali possa essere fatto, sarebbe bellissimo, sarebbe auspicabile, perché io credo che chiunque si riproponga alla guida di una città, nei confronti di chi invece si propone per la prima volta alla guida di una città, dovrebbe innanzitutto rendere il conto, quello che si chiama rendiconto, di quello che aveva promesso e che non ha fatto, prima di fare altre promesse che non potrà mantenere. Perché io credo che una coerenza di una persona si basa sulla sua precedente vita politica, personale. E quindi se io ho proposto un programma e di quello non ho fatto praticamente nulla, e propongo e riprometto le stesse cose senza dimostrare che non è possibile, non è stato possibile farlo in quei 5 anni, ma le farò nei prossimi 5 anni, io credo che noi non siamo onesti con gli elettori. Quindi questo comitato per la coerenza a me vede contentissimo. Non so, mi informerò come è stato fatto, in che forma si possa istituire, e credo che sia una cosa estremamente auspicabile, che dovrebbe essere fatta in ogni città prima di votare, possibilmente anche durante il mandato, perché sarebbe bello che anche durante il mandato ogni tanto ci facesse un incontro dicendo: programma elettorale, ho fatto 2/3, 4/3, questo lo posso fare, questo non lo posso fare. Ci si ricorda sempre alla fine di fare, come ho detto io, le opere last minute, quelle che praticamente all'ultimo secondo sorgono campi sportivi, nascono 2 farmacie in 15 giorni quando per 5 anni non è cresciuto niente, si ripittura un campo di calcio che per 5 anni è stato fermo, praticamente gli asfalti si fanno e finiscono a una casa piuttosto che a un'altra, e non si capisce con quale criterio, perché qual è stato il criterio non si capisce, strade dilaniate dove praticamente ci sta da fare la Parigi-Dakar non sono asfaltate, e altre che erano precise vengono riasfaltate. Ecco, quindi il programma della coerenza, ben venga il comitato della coerenza, io sarò un artefice di questa istituzione. Francesco Menna. Io lo invoco da tempo, io invoco addirittura una collaborazione con l'Università d'Annunzio affinché ci sia monitoraggio e rendicontazione di ciò che l'attività politica fa in una città. Sarebbe la cosa più bella che si possa fare. Io sono convinto di una cosa, che se si potesse misurare quello che ho fatto come sindaco in questa città in questi 5 anni, nonostante la pandemia e la crisi finanziaria dei comuni, uscirebbe un dato straordinario. Sono andato in un quartiere tempo fa, mi hanno fatto la misurazione del lavoro, degli impegni presi e di quelli realizzati, ho preso il 75%, cioè il 7,5% come giudizio, il 75% è realizzato sul 100% che era quello del nostro programma. Con la pandemia di mezzo credo che sia una cosa straordinaria, ma credo che quello l'ho fatto in tutti i quartieri. C'è una rendicontazione da fare sempre, diceva Santa Caterina, ci sono le cose fatte, le cose che si stanno facendo e le cose da fare.
Io ritengo che questo osservatorio può dare un grande contributo, ma ci vuole, caro Rossano, una collaborazione con l'Università, di Scienze Politiche di Teramo, io propongo, perché veramente allora abbiamo dati oggettivi, scientifici. In alcuni quartieri si è raggiunto quasi il 90% degli impegni che sono stati realizzati e delle opere fatte. Io voglio solamente introdurre alcune questioni. Vasto aveva delle questioni irrisolte. Io penso all'isola ecologica, al centro del riuso, penso alla questione delle acque bianche di Vasto Marina, penso alla vicenda di uno stadio che stava per chiudere, quello di Vasto Marina, una struttura sportiva bellissima. Credo di aver mantenuto, insomma, oltre al programma elettorale di 5 anni fa, anche le emergenze che sono emerse nella città. C'è stata un'emergenza sulle scuole, domani inauguriamo una scuola che è rinata nel segno della sicurezza, tra un mese inauguriamo un'altra, la Ritucci Chinni, che vede un'inaugurazione pazzesca nel segno della vulnerabilità sismica. A breve andremo a cantierare il Carlo della Penna, che è un simbolo di scolarizzazione. Allora, siamo all'ultimo intervento dei due candidati che, come sempre, rivolgono l'appello al proprio elettorato, innanzitutto, quello da rimotivare per tornare alle urne a dare fiducia alla coalizione già scelta al primo turno, l'appello agli elettori degli altri affinché cambino idea e naturalmente l'appello ai vastesi che hanno deciso nel primo turno di non andare a votare. Ecco, cosa vi sentite di dire in questo momento, avendo a vostra disposizione la telecamera per parlare ai vostri elettori? Guido Giangiacomo. Io odio l'invito al voto, perché odio dire votate Guido Giangiacomo, quindi ancora una volta userò una metafora. Io credo che ogni cittadino vastese domenica e poi lunedì si sveglierà. Avrà in mente una scheda che non è più quella con tutti quei simboli, tutte quelle bandiere, tutti quei nominativi per cui gli hanno chiesto di votare parenti, amici e conoscenti. Avrà una scheda con due nomi, una a destra e una a sinistra, e il sorteggio non è ancora stato fatto, quindi non so chi sarà a destra. Quindi io lo invito a fare questo, a prendere la macchina, andare a prendersi un caffè al bar e vedere quanti giovani trova, quante persone produttive trova, come Vasto è in questo momento abitata, poi andare a farsi un giro, visto che domenica, sperando che sia bel tempo, alla villa comunale e vedere se per caso trova aree curate o trova dei topi che camminano sopra lo stagno, come mi segnalano alcuni cittadini. Poi lo invito a prendere l'autovettura e a recarsi verso il seggio e vedere se gli asfalti sono fatti in modo organico o sono fatti con un criterio che è difficile far capire a qualunque persona, un po' di qua, un po' di là, ogni tanto c'è qualche buca che è rimasta tale. Poi lo invito a parcheggiare, se riesce a trovare parcheggio, vicino al seggio dove deve votare, e quindi a capire perché fino ad oggi i parcheggi ce ne sono pochi. Quindi poi lo invito ad entrare, lui entrerà in quel momento in quella cabina e troverà da fare una scelta. Quella scelta sarà, se è contento di quello che ha trovato fin quando è arrivato al seggio, votare per la persona che confermerebbe quei 5 anni e quegli altri 10 anni precedenti, quindi 15 anni di amministrazione di centrosinistra. Oppure, se ritiene che forse sia più opportuno e probabilmente anche fare una scommessa, per una volta sognare, per una volta cercare di volare più alto, di non sentire chi l'ha chiamato, chi gli ha fatto pressione, chi gli ha promesso qualcosa, chi gli ha detto se non lo fai ci saranno delle conseguenze, di prendere la matita, di chiudere gli occhi, sognare, riaprirli e mettere una croce. Io penso che quella croce cadrà sulla persona giusta. Francesco Menna. La città mi ha regalato un grande sogno 5 anni fa, quella di essere il sindaco più giovane di Vasto, a 38 anni. Mi ricandido e chiedo consenso attorno alla mia figura, attorno alla coalizione, attorno a un progetto di città, perché amo questa città, per non lasciare le cose a metà, per continuare insieme alcune opere, per non essere solo il sindaco della pandemia, ma delle cose che verranno, di quelle scritte nel programma, ma soprattutto perché non concepisco due modi di fare il sindaco. Il primo è quello che non c'è mai, che non risponde al telefono, il sindaco che non si fa ritrovare. Il secondo è il sindaco che si lamenta sempre, che si nasconde dei problemi. Lo voglio fare il sindaco ogni giorno per Vasto, ogni giorno per tutti, per continuare ad avere la porta aperta, essere disponibili, ricevere chiamate, rispondere, ricevere richiamate e richiamare i cittadini. Continuo a voler fare il sindaco ancor perché arriveranno grandi risorse che sono quelle del PNRR e invito il Movimento 5 Stelle, invito i partiti a darci una mano, a essere coloro i quali insieme a noi dovranno descrivere le nuove opere che verranno a Vasto e che vedranno una Vasto indubbiamente più bella, una Vasto che continuerà a essere, grazie all'impegno di questi anni, grazie alle piste ciclabili, all'isola ecologica,
alla via verde Costa dei Trabocchi, a quella che sarà la via del Tratturo Magno, la città della bandiera verde, della bandiera gialla, della bandiera blu, le tre bandiere che per la prima volta nella storia dicono che questa è una città dalle acque pulite, una città che a me piace definire la città del benessere per chi ci vive e per chi ci verrà. Grazie anche a Francesco Menna. Si chiude in questo momento la campagna elettorale su Rete 8 dei due candidati sindaci. Troverete, per chi si fosse messo in visione e in ascolto da poco, domani un ampio resoconto sulle pagine del quotidiano Il Centro. Io su questo vorrei far fare un ultimo intervento a Rossano affinché possa spiegare, insomma, qual è stato anche lo sforzo da parte di tutti voi del quotidiano per seguire questo e gli altri eventi elettorali nel corso di questa settimana, anche alla luce, insomma, di quello che si sono detti i candidati, lo spazio che ci sarà in edicolo ormai tra poche ore su questo incontro elettorale. Rossano. Sì, faremo un'ampia sintesi di quello che i due aspiranti sindaci hanno detto oggi. E ovviamente stiamo seguendo questa campagna elettorale nel particolare, lo abbiamo fatto sia nel mese che ha preceduto, diciamo, la prima indicazione di voto, lo abbiamo fatto soprattutto per documentare gli elettori sull'esito del primo turno elettorale. Allo stesso modo anche in questi giorni stiamo dando spazio, diciamo, con lo stesso contenuto ad entrambi i candidati a sindaco o magari a chi vuole intervenire tra i due schieramenti, e la stessa cosa documenteremo bene l'esito del ballottaggio con la solita squadra, come dico io, di lotta che abbiamo allestito per dare tutti i voti, diciamo così, almeno a seconda di quella che è stata poi l'esito che verrà fuori dalle urne, e lo faremo nel migliore dei modi, raccontando nel particolare anche qualche dettaglio qualora ce ne fosse bisogno. Bene, con invece Rossano Orlando noi ci diamo un arrivederci, perché saremo nuovamente in onda l'ultimo giorno di campagna elettorale, venerdì alle ore 22, con il confronto tra i candidati sindaci di Lanciano, sempre in collaborazione con il quotidiano Il Centro. Io ringrazio Menna e Gian Giacomo, auguro a loro un buon finale di campagna elettorale e auguro a tutti di diventare sindaci, di coronare i loro sogni. Stesso augurio che facciamo ai candidati di Roseto degli Abruzzi, perché tra poco, subito dopo uno stacco e la pubblicità, vi trasmetteremo la tribuna elettorale realizzata dal collega Federico Di Luigi, che riguarda appunto il faccia a faccia tra i due candidati Nunez e Di Marco. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Allora, buon proseguimento con la serata elettorale di Rete 8. Arrivederci.